Vasily Kizia, rato, no, già tac, io ho recuperato le forze. La mia vita è ricominciata. Ci siamo sempre tenuti in contatto e così ho saputo di come un pezzetto alla volta ha recuperato sempre più forza ed è ritornato sano. Una tra le guarigioni più sbalorditive del circolo degli amici l'ha vissuta Pavel Shemet di San Pietroburgo. Era ormai arrivato alla fine quando una studentessa tedesca gli ha parlato di Bruno Gröning. Nel 1993 sono venuta qui per studiare la lingua e poi sono arrivata nella famiglia di Tania e Pavel. Allora lei mi ha raccontato che Pavel si trovava a Chernobyl e aveva assorbito tutte le radiazioni perché era stato chiamato a lavorare proprio accanto al reattore per pulire e mettere a posto. A causa dell'enorme quantità di radiazioni assorbita durante i lavori eseguiti a Chernobyl dopo l'incidente al reattore atomico, già nel 1993 lui non poteva più leggere né camminare e a causa dei terribili mal di testa non si reggeva più in piedi e perdeva coscienza. Nel 1986 ho partecipato alla rimozione dei danni causati dall'incidente al reattore atomico di Chernobyl. Il 26 aprile abbiamo evacuato la gente. Il 2 maggio abbiamo fatto i lavori di pulizia, risistemazione e liberato la via al reattore. Alla fine del 1987 e 1988 sono dovuto andare in ospedale. Avevo problemi di salute. Non riuscivo a tenere niente in mano e non riuscivo più a leggere. Sono dovuto restare a lungo in ospedale. Nel 1992 sono rimasto per quasi tutto l'anno a letto in ospedale. Poi mi hanno dimesso. Soffriva di perdita di memoria. Ingrassava tanto, emanava un odore di cadavere. Non riusciva più a tenere in mano la pentola, la tazza gli cadeva dalle mani, rompeva sempre qualcosa. Non controllava né le mani né i piedi. Spesso mi sentivo malissimo. Perdevo coscienza e mi distraevo. Era sempre così. Non riuscivo più a muovermi e neanche lo volevo. Ho trovato un referto dell'Accademia Militare da cui si vede che la malattia era connessa ai lavori di pulizia fatti dopo l'incidente alla centrale atomica, nonché al servizio nelle aree inquinate. La malattia si era così estesa ad avere danneggiato gravemente il cervello. La medicina moderna non poteva più aiutarlo e si può dire che Pavel Shemet fu dimesso per andare a morire a casa sua. È andata così che io, in tutta questa situazione, le ho parlato di Bruno Gröning. Ho fatto l'Einstein e ho pregato Bruno Gröning per la salute di mio marito e si è sentito sempre meglio. Ho cominciato a camminare, riuscivo a muovermi. Poi è proseguito così. Non so più neanche per quanto tempo. Ho recuperato le forze.
La mia vita è ricominciata. Ci siamo sempre tenuti in contatto e così ho saputo di come un pezzetto alla volta ha recuperato sempre più forza ed è ritornato sano. Mi sento meglio, riesco a muovermi, posso camminare, lavorare, aiutare nei lavori di casa e mi sento bene. Qui ha fatto il giardino, ha fatto tutti i lavori pesanti di giardinaggio, iniziando anche a costruire questa casa. Sì, può fare tutto nuovamente, cammina veloce, corre più veloce di me. Ho sempre problemi a stargli dietro. Può fare ogni lavoro. Sì, ho potuto vivere tutto questo, di come ha riacquistato la salute. Che quest'uomo si trovasse di fronte a me completamente sano è un fatto inspiegabile. È inspiegabile dal punto di vista medico. Le malattie croniche causate dalla pesante esposizione alle radiazioni portano alla morte, come è successo a molti suoi colleghi. E per lo stadio avanzato dei disturbi si sarebbe dovuto aspettare un destino simile.